Voglio ringraziare a nome di tutta la nostra coalizione, di tutti i nostri candidati, gli elettori che ci hanno dato fiducia e che hanno dato fiducia ad un progetto nuovo e un progetto coraggioso che rompe gli schemi della vecchia politica, dei blocchi contrapposti sedicenti di centrodestra, di centrosinistra, ma nei fatti fortemente condizionati dai partiti estremisti sia di destra che di sinistra. Un progetto coraggioso perché propone un nuovo modo di fare politica, un modo positivo di fare politica, politica fatta per le persone e tra le persone, politica fatta da forze ragionevoli, con idee chiare e progetti concreti per la città. Si è già discusso su un possibile apparentamento della tua coalizione con il PDL. Come commenti questa notizia? È una notizia assolutamente destituita di ogni fondamento, quindi non la commento. È una strumentalizzazione elettorale che è stata fatta da alcuni partiti della coalizione contrapposta per cercare di portare via qualche voto alle nostre liste civiche più a sinistra. Gigi Garelli, siete ad inseguire e ci saranno 2 settimane per farlo. Sì, a inseguire da una distanza direi ragionevole. E io ringrazio i nostri elettori perché hanno creduto nel programma che abbiamo presentato, un programma che ha avuto nella partecipazione il suo punto forte, e in effetti c'è stata una buona partecipazione per quanto ci riguarda. Hanno premiato la volontà di dare a Cuneo un progetto che la porterà fuori dalla crisi, le permetterà di svilupparsi in maniera fedele alla propria identità, alla propria storia. Penso che ci siano buone possibilità per far sì che davvero Cuneo possa venire domani governata dalla coalizione del centro-sinistra che io rappresento. Dove cercherete i voti per colmare il gap? Magari nel Movimento 5 Stelle? Ma non andiamo a cercare gruppi, movimenti o soggetti politici, noi ci rivolgiamo a tutte le persone che credono nel nostro programma. Fin dall'inizio noi abbiamo lavorato sul programma, la coalizione si è costruita a partire dal programma, che è un programma direi dettagliato ma non minuzioso, dà delle indicazioni, delle coordinate ideali molto forti, molto precise. La gente ha dimostrato di crederci perché comunque la nostra distanza rispetto agli altri competitori è notevole, e quindi faremo appello ai singoli cittadini. Non vogliamo in questo sottostare alle abitudini della vecchia politica che ricorrevano ad apparentamenti sulla base di qualcosa che non erano i contenuti programmatici.